il condottiero di Castello ha scelto due nuovi colori sulla pelle. Alessio Befi saluta l'Audax Cervinara, direzione a Fragolese. Guai a urlare al tradimento, ma come fai a non pensare al passato e al futuro? Un passato da oltre 120 reti con la maglia del Cervo, gol pesanti e indimenticabili. Un passato di esultanza in scivolata, a mitra spianato come un Batistuta nostrano. Un passato con il sangue che ribolle, pensando a quella Serie D soltanto accarezzata e poi sfumata. Un passato che profuma di gloria, quando con la maglia intrisa di fango, Befi alzò al cielo la Coppa Italia Dilettanti e scrisse con il carbone un pezzo di storia della Valle Caudina. Il futuro del calcio a Cervinara non è buio, ma oggi sicuramente è più triste. Si è liberato un posto sull'altare di Cerere e riempirlo non sarà facile. Nel presente c'è una fascia da capitano sul prato del Canada Cioffi. Una fascia pesante che aspetta di essere raccolta e onorata. Il capitano non ha lasciato la nave mentre stava affondando. Ha lottato fino all'ultimo minuto e ha salutato solo quando gli ormeggi erano ormai stati calati. Ha portato la ciurma in salvo e ha lasciato in dono una coppa piena di ricordi ed emozioni. Lo sappiamo tutti, non è un addio, è un arrivederci. In bocca al lupo, Alessio. Anzi, come sempre, in bocca al Cervo.